A tu per tu con Luigi Merico, geofisico. Fa caldo. Luigi, fa ancora caldo. Siamo al 27, che giorno è oggi? Di settembre. Eh sì. E fa caldo. Ci sono più di 30 gradi. Ma come mai? Spiegaci. E quale sarà il nostro futuro meteo? Il futuro climatico, diciamo, globale non è molto promettente. Ormai abbiamo fatto tanti di quei danni nell'ambiente Sì, che ah, globale, tu dici nel mondo. No, globale. ma andiamo qua, mica ci abbiamo 2 ore. Però Veniamo al Salento, parliamo qua, sì, di in Italia, nel adesso. Salento, che succede? Com'è Ma sto caldo? è un caldo anomalo, Sì. è un'estate questa qua che sta ripercorrendo lo stesso percorso del famigerato 2003, l'anno 2003, quando Che è cominciò. successo nel 2003? Ah, ma quello fu terribile, Il caldo? come caldo, Come caldo? durata soprattutto Non me lo del ricordo caldo. io. Comunque sì, nel 2003 faceva Questa, molto caldo. questo è un anno, un'estate in cui noi abbiamo subito delle continue bordate di caldo. Perché? Perché sta cambiando la circolazione a livello globale, quindi noi ne siamo sistematicamente coinvolti. Gli altri anni la gente aveva cominciato a conoscere l'anticiclone delle Azzorre. Sì, infatti lo sentiamo sempre, l'anticiclone delle Azzorre. Ma che è l'anticiclone L'anticiclone dell'Azzorre? della... Ecco. La pioggia è l'anticiclone No, dell'Azzorre? bel No, tempo il bel stabile tempo. e sopportabile. Bel tempo, Bel tempo, sì. anticiclone dell'Azzorre. Perché questo, diciamo, quest'anticiclone veniva dall'Atlantico, si metteva sul Mediterraneo e garantiva tempo gradevole, nessun fenomeno. Invece da qualche anno a questa parte l'anticiclone delle Sta Azzorre andando. è latitante. No, sta fermo là, Ma laddove? sempre sull'Atlantico, sulle Sull'Atlantico. Azzorre, il suo centro è sulle isole Sta Azzorre. là. Là. E Bene. qua chi è venuto? Qui è venuto invece l'africano, l'anticiclone africano. Scipione. Ecco, poi gli hanno dato dei nomi, ma sempre lui è il Il caldo africano. caldo africano. Il caldo africano che si è irrobustito di volta in volta, assumendo appunto determinate denominazioni. Quando si instaura un regime del genere, è difficile che ci siano delle componenti che lo possono far arretrare. Quindi sta fermo là e non lo smuove nessuno. Quest'anno sta succedendo questo. Il caldo africano sta rimanendo qua, Sta rimanendo qua. ma nel sud, nel Appunto nel Salento, sud, perché non lo... al nord piove. giusto, perché nonostante gli attacchi delle perturbazioni, perché quello che poi fa cambiare il tempo, sono le perturbazioni che dal nord Atlantico scendono alle Ma nostre arriverà il latitudini. freddo, no? Dalla Russia, dalla Norvegia, dai Ma deve paesi cambiare nordici. circolazione. Sì, ma se non cede l'anticiclone Il caldo africano, il africano. caldo africano, qua non arriva nessuno. Cioè, se Tant'è, non torna indietro, diciamo. ecco, ci sia, come dire, delle sgomitate che possano frantumare questa cupola anticiclone, questa cupola calda. Ci stanno provando le varie perturbazioni, tant'è che se le sta subendo il nord e il centro, perché Chi anche se ne frega? dopodomani arriverà un'altra perturbazione che darà. Ma dove? Qua da noi? No, No, sempre sempre al al nord, qua nord. no, qua andiamo al mare ancora. Andiamo a Andiamo mare. al mare. Tant'è. Sabato, domani, sabato, domenica, lunedì, a mare. Addirittura sabato le isoterme portano un valore sul nostro territorio, appunto sul Salento, di 35 gradi. È poco, poca ventilazione. Cioè fa proprio caldo come a luglio, Caldo, giugno, luglio, agosto. caldo, caldo, caldo. Quali sono le prospettive per... Quindi domenica andiamo a mare. Domenica andiamo, pure sabato, se uno può, si può andare. Sabato Ancora ancora meglio, meglio. ancora meglio. Poi la settimana entrante ci potrebbe essere qualche disturbo nel senso che potrebbero arrivare della nuvolosità, Quisquiglie. Non piove, una no, pioggerellina, proprio una manco poco poco, acqua, una rinfrescatina, no. di acqua no, Niente. quindi... Le previsioni, almeno secondo i modelli che noi abbiamo disponibili, ci danno un andamento di questo tipo di tempo almeno per tutta la prima decade di ottobre. Dice, Fino al 10 ottobre c'è bel tempo. Hai capito?
Ma la cosa che mi è piaciuta di più, che mi hai detto prima della trasmissione, è una cosa per me meravigliosa e chissà per quanti altri. Vabbè, a parte il buio alle 3:30 del pomeriggio, che è una cosa insopportabile, ma non è quello. Qual è questa cosa bellissima? Che noi avremo un inverno caldo. Caldo. Signori, ma vi rendete conto? Avremo un inverno caldo. Un inverno sulla media dei 10-15 gradi, 9, no. No, 8-9, proprio il minimo, non 4-5-3-0, non ci sarà il freddissimo. Questo perché i modelli fisico-matematici che abbiamo finora disponibili, devi sapere che il clima sull'emisfero nord viene comandato, anzi sul pianeta addirittura, viene comandato da due correnti, El Niño, che è la corrente calda, che parte dal golfo la fredda, no? E poi c'è la Niña, che è la corrente fredda. Che c'è stata quando? Quest'inverno passato. L'inverno scorso, sì. Infatti facevamo freddo. Quest'anno invece viene El Niño, il marito. Pare che cioè, i modelli indicano il cambio di circolazione. Ossia a dicembre, con l'entrata dell'inverno, debba subentrare a posto della Niña El Niño, quindi ci porterà un inverno gradevole, un inverno caldo. A me francamente l'inverno, quando è moscio così, non piace molto. No, ma che sta a dire, Luigi? Ma stai scherzando? Il freddo, mamma mia, a te piace il freddo? Sì. Ma com'è? Ma appunto, perché ti piace il caldo? Ma a me non è che piace il caldo, mi piace il giusto, no? Una bella temperatura per tutto l'anno di 20 gradi, 22, sarebbe bello così. Sempre primavera, poi ogni tanto una trentina di gradi, in estate, poi riscende, sì, sì. Cioè così, ma no, 5 gradi è inumano, dai, fa troppo freddo. Allora, ma che inverno è? Se non ci sono queste escursioni, che inverno? Ma un po' di freddino, ma normale, così, non proprio freddo. Poi c'è il Natale, questo... ha voglia quante cose ci stanno per fare l'inverno. Ovviamente quello che ho detto sono delle proiezioni che non credo che varino, perché le due correnti si alternano periodicamente a distanza di 2-3 anni. Quindi se noi l'anno scorso abbiamo avuto la Niña... Vabbè, ma l'anno scorso, allora ritorna pure quest'anno la Niña, o c'era già negli anni precedenti? Sì, ma non dimenticare che anche nel 2006 fu un inverno senza inverno. Io ricordo... cioè era caldo. Un attimo solo, nel 2009, nell'inverno 2009-2010, ci fu una situazione del genere. Io ero in Sardegna per lavoro... E ricordo che nel mese di gennaio vidi i papaveri, non credevo ai miei occhi. C'era il Niño? C'era il Niño. Ma scusa, ma se rimangono il Niño e la Niña 2-3 anni e nel 2010-2011 c'era il Niño, mo tocca la Niña allora. È venuta l'anno scorso, quindi deve rimanere un paio d'anni, tre, no, sta Niña, o no? Ma quando? Qua, che ne so. Cioè, no, se, appunto se dicevo, è venuta l'anno siccome... scorso, deve starci altri 2 anni la Niña. El Niño adesso ci potrebbe essere altri 2 anni. Vabbè, perché ormai si è assodato che dovrebbe arrivare il Niño. El Niño è assodato. Ma lo non dicono c'è nessuna tutti, possibilità. Sì. No, le percentuali di possibilità che possa tornare la Niña no. Non ce n'è. Non ce n'è. Per adesso. Per adesso. Poi si sa che la meteorologia quello che ha di affascinante è che non è una scienza esatta, non dà certezze e quindi noi sbagliamo le previsioni proprio per l'imprevedibilità del fenomeno.